di shopping con mia sorella, volevo mostrarvi che cosa ho preso innanzitutto da DM, ecco perché mi trovo in bagno, perdonate magari l'audio e la luce non proprio perfetti. Comunque ho preso due detergenti viso, questo è schiumogeno ed è di Balea, della linea Ultra Sensitive, senza profumo, molto delicato sulla pelle, me ne ha parlato molto bene mia sorella quindi sono curiosa di testarlo. L'altro detergente che ho preso invece dovrebbe avere una base un po' oleosa perché funge anche da struccante. È di Equilibra ed è a base di aloe. L'ho voluto prendere perché io mi trovo meglio con i detergenti che struccano anche, che sono a base oleosa. Detesto l'acqua micellare o tutti quegli struccanti che si utilizzano con i dischetti. È troppo aggressiva come azione sulla mia pelle, mi irrita tantissimo. Al momento sto utilizzando questo di Balea, che è un vero e proprio olio che serve a sciogliere il trucco. Il problema è che non mi sta piacendo per niente, chiaramente ne ho ancora metà quindi continuerò ad utilizzarlo, però siccome avevo visto questo e non vado molto spesso da DM mi sono detta ne approfitto e lo prendo. Questo non mi sta piacendo perché ha un odore terribile, in realtà è senza profumo, però l'odore del prodotto è veramente tremendo, ma è la cosa meno peggio perché in realtà non strucca bene e mi appanna tantissimo la vista. RIP. Sempre della linea Ultra Sensitive di Balea ho preso anche la crema viso che è SPF 15. Ho praticamente terminato sia la crema giorno che la crema notte, quindi ho voluto provare anche questa. Così come sempre di Balea, il siero alla vitamina C. Per quanto riguarda invece il reparto, diciamo, cibo, ho preso del banalissimo tè nero, l'ho finito sfuso, ho visto questo in bustina e ho detto perché no. Tra l'altro vi raccontavo che ho una pianta di limoni e mi piacerebbe utilizzare di più il limone per aromatizzare anche il tè, quindi voglio provare partendo da queste bustine. A proposito di tè, ho preso anche il matcha che ho già messo in frigo perché in teoria dovrebbe mantenersi meglio, così mi aveva detto un tizio che lavora in una sala da tè, ed è la linea proprio di DM anche questo qua. Mi sa che di cibo proprio da DM non ho preso altro, ho preso poi un paio di snack da Tiger ma banalissimi, quindi non so quanto senso abbia farveli vedere, ho semplicemente preso il mais e gli arachidi ricoperti di chili. Io cercavo quelli al wasabi, sia da Tiger che da DM, ma ovviamente non li ho trovati. Ci tengo poi a segnalarvi queste gallette di riso ricoperte di cioccolato e cocco che io avevo visto da DM, quindi probabilmente in alcuni c'è. A questa in particolare l'ha preso mia sorella alla Lidl, quindi c'è anche alla Lidl. Magari ve lo faccio vedere meglio perché per me è una vera e propria droga, cioè sono buonissime. La cosa vincente secondo me è che la galletta è sottile, quindi sa meno di nulla rispetto alle gallette di riso, e poi ha questo strato sottile di cioccolato e cocco che per me è divino. Per questa sera ho la mia poké da finire e poi vedrò quanta fame avrò e aggiungerò eventualmente altro. L'abbiamo presa da Poké House, devo dire che non è male, però ancora non ho trovato una combo per me proprio spaziale, anzi l'avevo trovata a Bologna tanti anni fa e non ho più mangiato una poke così tanto buona. RIP, seconda parte. Non so, è che in generale quando inizio a mangiare la poke mi piace tantissimo e man mano che vado avanti inizio a sentire delle cose che non mi piacciono, e non so se è per la combinazione dei vari ingredienti che scelgo, che in realtà è bene o male sempre la stessa perché sono molto selettiva e molto schizzinosa, o se non sono semplicemente magari abituata, o se ho la sfortuna di beccare magari sempre quell'ingrediente che magari non è al top, non è proprio di stagione, o ha una parte che magari non è buonissima e mi rovina il gusto. Perché dovete sapere che oltre ad essere molto molto schizzinosa, penso di avere anche un gusto un po' particolare, nel senso che sento molto amplificati alcuni sapori e odori. Motivo per cui se una persona si mangia un'arancia o un mandarino e poi mi incontra anche a distanza di 5-6 ore, io lo sento che ha mangiato un'arancia o un mandarino. E non sto scherzando, perché è capitato diverse volte che mio marito a lavoro si mangiasse della frutta che a me non piace, tipo gli agrumi, l'arancia e il mandarino in particolare, e dopo mezza giornata tornasse a casa, io, ma hai mangiato un'arancia e un mandarino? Che segno di arancia e mandarino? Lo so, è una cosa sciocca e stupida, però ognuno ha le sue piccole fisse, io ho questa, detesto l'arancia e il mandarino. Bene, dopo che vi ho detto questa cosa senza cui sicuramente non stavate vivendo,
Volevo consigliarvi una serie. Se come me siete un po' in astinenza da Terrace House, io vi straconsiglio sempre su Netflix di guardare Love is Blind Japan, quindi L'amore cieco Giappone. È sempre un dating show. La particolarità di questo programma è che i ragazzi e le ragazze fanno dei piccoli appuntamenti tipo speed date senza però mai vedersi. Si parlano attraverso proprio una parete, quindi sentono soltanto la voce, no? Del ragazzo o della ragazza. Fanno una serie di appuntamenti in questo modo fino a che uno dei due non decide, in realtà è sempre l'uomo, di chiedere all'altra persona se si vuole sposare con quest'ultima. A questo punto, se la risposta è affermativa, i due si vedono per la prima volta e in questa versione giapponese passano poi 3 settimane assieme e dopo queste 3 settimane devono decidere se effettivamente sposarsi o meno. Veramente molto molto carino, mi dà tantissimo le vibes di Terrace House, anche se appunto i meccanismi sono diversi. Ci sono poi più persone più o meno della mia età, quindi attorno ai 30 anni per intenderci, quindi è molto interessante vedere anche le differenze di valori, che cosa si cerca nell'altra persona, eccetera. Io trovo estremamente interessante proprio perché ci sono alcune differenze che sono abissali e altre invece che sono delle similitudini che magari non ti aspetti. Quindi sì, se cercate qualcosa poi soprattutto leggero per staccare, consigliatissimo. Vi consiglierei anche di guardare Taki che dorme tutto il giorno o di coccolarlo, è veramente super rilassante. E mi sto accorgendo che è diventato enorme. Adesso sta qua e sembra piccolino perché è tutto concentrato, ma in realtà si è fatto un bel gattone. Scusa, non ti disturbiamo più. A proposito di Giappone, ho visto che è uscita una linea che penso sia nuova di Yankee Candle, ispirata al Giappone, e questa in particolare ha rubato il mio cuore, è Sakura Blossom Festival, sa leggermente di mandorla e di fresco. Ce n'è anche un altro che sa sempre abbastanza di fresco e un altro invece che dovrebbe essere ispirato al sake, alla prugna, che invece hanno usandolo così non mi era piaciuto per niente. Tra l'altro, questa immagine che hanno scelto per l'etichetta mi ricorda un sacco il puzzle che avevo fatto assieme a mio marito un po' di tempo fa in occasione di San Valentino, quindi l'ho vista un po' anche come, l'ho visto un po' come un segno, ecco. Vi faccio un po' vedere che cosa ho preso nella spesa di oggi. Vabbè, innanzitutto spinacino, a me piace molto farlo in forno tipo a chips. Mirtilli, vi dicevo che volevo fare il dolce limone mirtilli, ma non ne avevo abbastanza. Ecco, rifornimento mirtilli. Poi mi piacerebbe fare anche le lasagne, ma non ho troppa voglia di mettermi a tirare la pasta, motivo per cui non la faccio quasi mai, quindi ho voluto provare queste. Vedremo come verranno. Ho preso del macinato di tacchino, farò dei ravioli tipo gyoza, a me piace tantissimo il macinato di tacchino, è buono anche per fare le polpette. Poi, questo l'avevo già preso un'altra volta, sono dei bocconcini di soia speziati alla messicana, diciamo così, buonissimi, soprattutto se fate poi tipo panino o piada farcita con questi, veramente deliziosi. Sono ufficialmente in fissa con questi duetto salsicce patate di Giovanni Rana, ormai è una droga, ogni settimana li prendo, mi piacciono veramente tantissimo. Non c'erano i booster che prendo di solito, quindi ho voluto provare questi con tacchino e pollo e questi invece sono di suino. Vedremo un po'. Pasta sfoglia rettangolare e una mozzarella, magari per farci le pizzette. Reparto freezer, un po' di pesce impanato, lo so, è un po' il mio guilty pleasure, pepite di salmone e patatine fritte. Queste io poi le scaldo in friggitrice ad aria. Un po' di cosine extra in tutti i sensi. Mamma mia, che droga sono questi cereali! Li ho ripresi perché erano in sconto. Però sono veramente buonissimi. Sono con cioccolato, nocciole, poi hanno dei pezzi tipo granola con l'avena, eccetera. Guilty pleasure, pandistelle, sono più di un anno, forse due, che non li mangio. Me ne sono concessa questo sfizio. Così come le barrette, quando andavo al liceo me ne portavo sempre per merenda e anche quando andavo all'università era il mio snack preferito, quindi le ho volute riprendere. Panino da hot dog, visto che ho preso i Wuster, del latte per fare poi la besciamella, banane, mele, farina, molto basico. Taking pictures in my
Mi sono arrivati un paio di pacchi di manga, quindi li apriamo insieme. Io in realtà è tutt'oggi che non vedo l'ora di aprirli, di solito li apro subito i pacchi, ma volevo aprirli con voi in diretta su Instagram e avete votato di no, che non li volevate vedere in diretta. Quindi siamo qua. Questo primo pacco che sto aprendo è da parte di Star Shop, con cui collaboro già da tempo. Se siete curiosi, poi vi lascio, scusate il casino, in descrizione il codice con cui potete avere la spedizione gratuita sopra i 15 euro e avete sempre il 5% di sconto sul loro sito. Loro poi sono carinissimi perché mi mandano sempre un sacco di poster. Vediamo un po' che cosa c'è a questo giro. Ah, ci sono anche i segnalibri, molto molto carini. E direi che i poster sono equivalenti ai segnalibri, nel senso c'è Sakura. Eccolo qua, spero si possa vedere perché ha i toni molto pastellosi, quindi forse si vede poco. E poi il poster di questo nuovo manga che è Rose and Blood. Mi ricorda tantissimo tipo Vampire Knight o qual era quell'altro? Dancing the Vampire Bound, non so, c'era un periodo in cui andavano fortissimo i vampiri anche nei fumetti. Comunque, i tre manga li ho scelti io. Sono, se non sbaglio, tutti i recuperi di serie che ho attualmente in corso. Eccoli qua. Il primo è Beastars, questo è il numero 16. Sono veramente molto carine le copertine. Poi abbiamo Kowloon Generic Romance col quarto volume. Questo ve lo leggo immediatamente. Bellissima anche questa copertina. Mi piace un sacco che poi hanno il retro sempre di un colore abbastanza fluo, dal giallo al fucsia. Cosa c'era? L'azzurro, e adesso questo invece è arancione. E poi un'altra serie che sto seguendo con molto piacere è Shadows House, e questo è il sesto volume. Vediamo un po' la carta, in ogni volume c'è una carta diversa, molto molto carina. Questo secondo pacco, che è immenso, ma in realtà dentro, se non sbaglio, dovrebbero esserci soltanto, tra virgolette, soltanto due volumi, mi arriva invece da parte di Mondadori, che ha lanciato, se non sbaglio, da poco, credo, la sua linea di manga, che dovrebbero avere a che fare con i classici della letteratura. Come sospettavo, scatola immensa che nemmeno ci sta nell'inquadratura per questi due fumetti, cioè che spreco di cartone. Sarà felice forse Taki di farci un salto dentro, non so. I manga che mi sono arrivati sono Le indagini di Sherlock Holmes. Come vi dicevo, sono i manga ispirati ai classici della letteratura, in questo caso è ispirato alle avventure di Sherlock Holmes dalla penna di Arthur Conan Doyle, e il secondo invece è Piccole donne. Come target devo dire abbastanza giovane, proprio in cima riporta i manga dei più grandi classici per ragazzi. Però ecco, sono molto curiosa. Tra l'altro, vabbè, a parte amare molto Sherlock Holmes, mi era piaciuto tanto anche Piccole donne, quindi sono molto curiosa. Questi hanno un prezzo di copertina di 12 euro.
Io ora torno a fare merenda con i miei cubotti cacao e cocco. Questa è una ricetta di mia nonna che in realtà lei aveva modificato una ricetta che aveva trovato su una rivista, però io ho soltanto le fotocopie della rivista, le sue indicazioni me le sono perse per strada, quindi devo andare a tentativi per ricreare proprio il suo dolce, che è questo tipo pan di Spagna al cioccolato super super soffice ricoperto di cocco. Ultimamente sono super fissata con la combo cioccolato e cocco, tant'è che stamattina mi sono fatta proprio il porridge in stile Bounty, ma non è venuto proprio come me lo aspettassi, però comunque buonissimo. Spero di avervi tenuto compagnia anche questa settimana. Lo so che non faccio quasi mai chiusure di questo tipo, però mi sembra inutile mettervi delle clip tanto per concludere il video. Quindi, già che ci sono, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!